Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Tutte le malattie fanno male, fanno soffrire, a volte anche molto. Ma quando il male è fatto da persone ad altre persone, fa soffrire ancora di più. Non di rado suscita sentimenti di odio, progetti di vendetta, o rancori, chiusure, che poi si diffondono a macchia d'olio e si trasformano in atteggiamenti di rifiuto, di razzismo verso interi popoli e nazioni. Perché alcuni fanno soffrire altri e a volte in modalità spaventose? Da dove vengono le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Chiede l'Apostolo Giacomo in una lettura questa domenica. E risponde: non vengono forse dai vostri egoismi che fanno da padroni dentro la vostra vita? Siete pieni di desideri ma non riuscite a realizzarli. Ecco che allora combattete, uccidete e fate guerra. Sì, è una spiegazione, ma bacanata nella realtà. Cosa avevate di tanto interessante su cui discutere lungo la strada? Chiede Gesù nel Vangelo ai suoi dodici. Ed essi tacevano. Tacevano perché lungo la strada avevano discusso su chi tra loro fosse il più grande, il più intelligente, il più capace, il più quotato, il più importante, insomma. Ed ecco la reazione di Gesù. Se uno vuole essere il primo, il più grande, sia l'ultimo di tutti, il servo di tutti. Poi prese un bambino, lo pose in mezzo e abbracciandolo disse: ecco chi è il più grande. Perché, continua il Signore, chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me, e in me accoglie niente meno che Dio, colui che mi ha mandato. Insomma, Dio si identifica volentieri con i bambini, così come si identifica con i poveri, con tutti quelli che mancano di qualcosa di essenziale per vivere con dignità. Anche ai nostri giorni, non di rado i bambini assomigliano a manichini da rivestire o a contenitori da riempire di tutto e di più per la soddisfazione degli adulti. Ma in quanto persone che hanno diritto di trovare il vero senso della vita, non sono molto considerati. Sì, probabilmente anche i bambini fanno parte della grande schiera dei poveri e Dio si identifica volentieri con loro. I bambini e i poveri hanno in comune una caratteristica, la disponibilità a cambiare, a crescere, ad essere diversi. Nei bambini è connaturale, ma inconscia. Nei poveri invece è consapevole. E non sta forse in questa apertura, in quest'ansia, la nostra vera grandezza? Dio ha altri criteri di grandezza rispetto ai nostri. È più che ovvio pensare che i suoi siano quelli giusti, e i nostri quelli da rivedere, da correggere. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.